sul milione qualcosa di fatturato, meglio. 5-6 mila dollari al mese? Al mese, a sì. A testa? A testa, sì. E già quante tasse paghi? Zero. I finanzieri non vengono da te? Non esistono i finanzieri. Ok. Non esistono, non esiste la contabilità, nel senso che io non devo far vedere i miei conti a nessuno. Ciao amici di R2, oggi facciamo l'intervista con Michele Zama, che ha una bellissima attività in un luogo inaspettato, direi, per un imprenditore italiano. Ciao Michele. Ciao, buongiorno. Iniziamo parlando della tua attività, giusto per far capire ai nostri amici di cosa si tratta, di cosa ti occupi, cosa fai nel posto, anzitutto dove stai, dove vivi in questo momento, dov'è la tua attività? Ok, so io sono alle isole Cayman, che è un bellissimo gruppo di isole nel centro dei Caraibi, e giusto per darvi un po' un orientamento geografico, siamo sotto Cuba e vicino alla Giamaica, quindi un postaccio là in mezzo ai Caraibi, nel centro dell'oceano, sole tutto il giorno, palme, noci di cocco e cose del genere. Quindi ho un ristorante, e è un ristorante molto particolare perché fa cucina alternativa e cucina sostenibile. Quindi quello che abbiamo è praticamente un menù principalmente vegano, abbiamo qualche eccezione di uova, per esempio, dove abbiamo uno dei nostri chef che è ha un piccolo allevamento di galline, quindi porta le uova ogni mattina fresche, e poi offriamo il lionfish, che è praticamente il pesce leone, pesce scorpione, e la ragione è perché appunto è un pesce che si sta riproducendo in maniera spropositata e sta distruggendo l'ambiente, e quindi l'unico modo che abbiamo appunto per contrastare l'espansione del lionfish è quello appunto di metterlo nel menù. Ok, però aspetta, prima di parlare del menù, facciamo un passo indietro. Tu, italiano, hai un ristorante alle Cayman? Sì. Ok, e come mai? Cosa è successo? Come ci sei arrivato ad avere questo ristorante alle Cayman? Tu dici con l'aereo, sicuramente. Con l'aereo, questa è la prima cosa che dico ai turisti tutte le volte che mi chiedono: How did you end up here? With the airplane. Non a nuoto, quindi. Non a nuoto. E beh, fortuna prima di tutto, questo serve sempre nella vita, nel senso che comunque apre le porte a tante possibilità. E io vivevo in Italia fino a più o meno 8-9 anni fa, avevo un'azienda di computer qua in Italia, qui a Lugo, in Emilia Romagna, e 2008-2009 c'è stata la crisi, quindi le cose sono... Cosa intendi per azienda di computer? Facevo ingrosso di informatica, quindi rifornivo molti negozi in Emilia Romagna, in più avevo due negozi, uno a Lugo e uno a Faenza, dove facevamo assistenza e vendita. Fatturato all'incirca? E abbiamo fatto più o meno sul milione qualcosa di fatturato. All'anno? All'anno, okay. Mediamente, però insomma sono cifre che con l'informatica sono molto abbordabili, specialmente insomma nel 2008 vendevi dei computer a 1000 euro l'uno, quindi insomma... Quindi i margini invece erano bassi, alti? No, i margini nell'informatica sono più o meno sempre intorno al 10%. Beh, il che non è male, non per è l'informatica, sì. Comunque, come mai hai chiuso, immagino? Ho dovuto chiudere, ho fatto una marea di insoluti, sai, clienti che alla fine non hanno pagato, alla fine tra una cosa e l'altra non c'era più possibilità di rimanere aperti, e mi sono guardato intorno, non ho visto più una grossa possibilità per me in Italia, anche perché sono un po' scoraggiato appunto da quello che è successo, e quindi mi è venuta voglia di reinventarmi e appunto di iniziare una nuova vita, quindi partire freschi da zero. E sono partito, sono andato a Londra senza parlare l'inglese, ed è stata una bella avventura, proprio voleva dire mettersi in gioco da zero, e quindi lavoravo in un pub. Andavo a raccogliere, lavare i bicchieri, facevo questo la sera, lavoravo di notte, mattina andavo a scuola, andavo al college a studiare l'inglese, e piano piano, con tanta pazienza... Beh, però sei partito con un po' di soldi in tasca, insomma. Tipo
2000 sterline, una roba del genere, e due valigie. E senza perché l'aiuto la cosa, della famiglia. Sì, perché la cosa che ho fatto è decidere proprio di ricominciare la vita da zero, quindi ho trascorso tutta la mia vita a collezionare cose e al che ho detto basta, mi libero di tutto. Quindi ho passato gli ultimi mesi in Italia, praticamente su eBay, a vendere tutto quello che avevo, qualunque cosa, per mettere da parte i soldi per partire. E quanti anni avevi? 30 anni. A 30 anni, quindi hai fatto tutto ciò e hai deciso di andare, esatto, a Londra. E cambiare la vita, sì. E poi invece le isole Cayman come sono saltate fuori? Da un amico che viveva là, e un amico di mia moglie, appunto ci ha detto guarda qua è un posto bellissimo, un paradiso, provate a venire a vedere come funziona. E quindi noi abbiamo fatto un anno a Londra, perché io non parlando inglese sarebbe stato molto difficile andare subito a Cayman. Quindi ho fatto un anno a Londra dove ho imparato l'inglese, ho imparato una professione, perché dopo da lavare i bicchieri sono passato poi dopo a fare cocktail, quindi ho imparato a lavorare nel bar, e alla fine ci siamo trasferiti là, andando là in vacanza prima, quindi siamo andati là con due valigie e una mazzetta così di curriculum, e siamo stati là 2 settimane dando via curriculum a tutti, finché tutti e due non abbiamo trovato lavoro e abbiamo iniziato la nostra vita. Cioè di persona siete andati negli alberghi, nei ristoranti, esatto, nei bar, sì, a lasciare questi curriculum. Esatto, sì. E dopo quanto tempo avete trovato il lavoro? Dopo una decina di giorni più o meno. Mm-hmm. Pagavano bene? Dopo una decina di giorni abbiamo trovato il lavoro, dopo abbiamo iniziato le pratiche tutto, e poi abbiamo iniziato a lavorare io appunto come bartender e mia moglie come cameriera. E devo dire che l'inizio è stato veramente una bella sorpresa, nel senso che a livello economico siamo arrivati appunto in alta stagione, quindi comunque abbiamo iniziato a guadagnare buoni soldi subito. Cosa intendi per buoni soldi? E si dice buoni soldi, vabbè, abbiamo iniziato a guadagnare bene. E no, ma cioè dico proprio cosa intendi per bene? In alta stagione si prende 5-6 mila dollari più o meno. Parliamo di dollari caimani che con la conversione sono più o meno simili all'euro. Quindi a Cayman lavoriamo con sia i dollari americani che con i dollari caimani, e c'è un tasso di conversione fissa. Però parliamo sempre di dollari caimani adesso, e che sono simili all'euro, così riusciamo a capirci meglio. 5-6 mila dollari al mese? Al mese, a sì. A testa? A testa, sì. Questo però parliamo in alta stagione, nel senso che comunque poi dopo si va in bassa stagione, e in bassa stagione comunque parliamo di una media di 2000-2005, dipende un po' quello che si fa. Ma qual è stata la proposta che non si può rifiutare? Cioè perché vi hanno assunti? Ma manca il personale lì alle Cayman? Probabilmente il fatto che venendo dall'Italia, intanto la personalità è sicuramente molto interessante, nel senso che il turismo che c'è a Cayman è prevalentemente americana, e gli americani amano gli italiani, o comunque amano gli europei, nel senso che comunque già il fatto di essere italiano ti dà una marcia in più. Perfetto. Addirittura io ho dovuto iniziare a smettere di dire che ero italiano, perché non riuscivo più a fare il mio lavoro, perché poi la gente voleva parlare di dove sei, io sono stato qua, sono stato là, adoro l'Italia, al punto che delle volte quando c'hai tanto da fare non hai il tempo di fermarti a parlare e dici sono polacco, posto, finito, vado a fare il mio lavoro. No, quindi sicuramente da dove vieni ti dà sicuramente già una marcia in più, perché comunque loro amano gli italiani, ti fai servire da un italiano, loro già adorano questa cosa. E poi comunque la professionalità, nel senso che comunque abbiamo imparato a lavorare in una certa maniera qua, e abbiamo degli standard che là apprezzano tantissimo. E per quanto tempo quindi avete lavorato come dipendenti? Per più o meno 7 anni. Mm-hmm. 7 anni dove io comunque ho iniziato come bartender, poi ho visto che comunque come bartender si guadagna meno, invece quando lavori come cameriere lavori molto di più, anche perché c'è da dire, scusate una premessa, che fare il cameriere in America o fare il cameriere a Cayman non è niente da paragonare con quello che vuol dire fare il cameriere in Europa, nel senso che la figura del cameriere è un...
è praticamente un amico che tu conosci quando vai fuori a mangiare. E quindi quella persona che viene, con la quale ci parli, ci scherzi, ti spiega il menù, instauri un rapporto, e non ha niente a che vedere con il cameriere qua in Italia che arriva al tavolo, non ti guarda neanche in faccia, cosa vuoi da mangiare, posto, boom, e se ne va. Quindi è un lavoro molto rispettato, molto apprezzato e veramente remunerativo. Ma se ho capito bene, quindi anche a livello psicologico è più semplice, più facile fare il cameriere? Soprattutto ti dà delle soddisfazioni, nel senso che comunque vieni apprezzato per il lavoro che fai. Uh-huh. E con questo non voglio sminuire quello che è il lavoro qua in Italia, perché comunque i ragazzi che lavorano qua come cameriere fanno un lavoro duro, fanno un lavoro bellissimo, è un lavoro veramente, come dire, vabbè, comunque fanno un lavoro utile, è un lavoro indispensabile, però credo che comunque non sia un lavoro che dia tante soddisfazioni, almeno qua in Italia, a livello lavorativo e a livello economico. Senso, a livello lavorativo non viene apprezzato per il lavoro che fai, quando invece in America ti apprezzano, specialmente se hai della personalità. Quindi qua torniamo al discorso: se sei italiano, vai al tavolo, già vai al tavolo e dici buongiorno, e già dici il buongiorno in italiano, loro si squagliano sulla tavola, tranquilli. E poi comunque, insomma, se hai un po' di personalità, che parli, racconti un po' di te, racconti un po' del tuo background, racconti un po' di quello che è il concetto anche del ristorante, questo loro adorano e apprezzano l'esperienza, e poi comunque ritorna anche a livello economico, perché comunque in America si lavora tantissimo con le mance, quindi ci sono anche turisti che stanno molto bene, che ti danno 50-100 euro così di mancia, come ridere. E 5-6 mila euro al mese comprendevano le mance? Sì, tutto compreso. Ok. Già sul buongiorno tirano fuori il centone. Tu, sul buongiorno ti guardano così con gli occhi tutti lucidi. Come in Italia, adesso comincio a dire buongiorno a tutti, voglio vedere se mi danno i soldi. A me chiamano la polizia, secondo me, però... Ma in Italia comunque è sorprendente, cioè proprio non c'è educazione, non c'è proprio il concetto di mettere energia positiva verso le altre persone. Questa è una cavolata, giusto una parentesi che vi dico, sono stato un mese e mezzo fa in ospedale appunto perché mia moglie doveva partorire, quindi era in sala operatoria avendo il cesario, e io sono entrato in questo ospedale enorme, ero perso, vedo una persona e dico buongiorno, mi scusi. Lui si blocca congelato e mi fa: saranno più o meno 7 mesi che non sento un buongiorno, mi scusi. E io che sono rimasto congelato a mia volta, perché per me è la base dell'educazione. E vedere una persona che si scandalizza dicendomi sono 7 mesi che una persona mi dice buongiorno, per me è agghiacciante, per me è veramente agghiacciante. Anche perché comunque siamo abituati a Cayman, c'è una solidarietà che è incredibile, proprio a livello sociale. Se tu sei in giro con le sporte della spesa a piedi, si ferma qualunque persona con la macchina e ti dice vuoi un passaggio? Proprio perché sei in giro sotto il sole con la spesa, e c'è proprio questo senso di comunità. In macchina ti fanno passare tutti, cioè come tu ti devi mettere, si fermano nella strada che ha la precedenza per farti passare a te, per dare la precedenza a te. Quindi è proprio un concetto, uno stile di vita che c'è, che è incredibile. Anche da noi succede a Napoli spesso. No, ma qua mi capita, faccio passare la gente, vedo la macchina dietro che va giù di testa, che mi fanno dei gesti così, che cazzo fai, hai fatto passare, io salto, dato la precedenza. Ad essere onesti, se io dovessi vedere qualcuno magari con le sporte che sta andando da qualche parte, probabilmente anch'io non mi fermerei per dargli una mano, perché proprio non ci penserei, non lo so, funziona così. Qua perlomeno, no?
probabilmente l'ambiente. Forse perché qua non c'è nemmeno il concetto, hai paura proprio di dire adesso questo magari pensa che io gli voglio rubare la spesa, queste robe qua, capito? Esatto. Non c'è proprio il concetto. Infatti, anch'io ho notato questa cosa: che molte persone si stupiscono dei gesti normali, ormai normali, però si stupiscono. Magari a me capita spesso di prendere il treno, tipo quando vedo una signora che ha un valigione enorme, deve fare le scale, gli dico signora, gliela porto io. A volte si impauriscono perché pensano che dopo vogliono la mancia o che gli voglio portare via la valigia, però molto spesso invece dicono sì, grazie, sei il primo che mi ha detto che mi voleva aiutare. Magari signore sui 60-70 anni che fanno anche fatica a portare su una valigia. Certo. Gesti normali, la gente si stupisce. Torniamo un attimo alla tua attività. Siamo arrivati che tu facevi il cameriere. Come sei passato a diventare imprenditore, ad avere questa attività che è molto particolare? Quello che dico sempre raccontando la storia è che probabilmente l'universo ha tramato affinché questo succedesse, nel senso che io lavoravo come cameriere in un ristorante molto rinomato a Cayman e premetto che sono vegano, quindi per me lavorare in un ristorante normale stava diventando una sofferenza, nel senso il dover andare a un tavolo e proporre carne o pesce era andare contro quelli che sono i miei principi e i miei valori, e quindi questo stava diventando per me sempre più pesante giorno dopo giorno e non era coerente con la mia credenza, nel senso che è come prendere un pacifista e metterlo a lavorare in un negozio di armi a vendere armi, non funziona, nel senso che comunque sì, lo puoi fare, però vai contro te stesso. E quindi magicamente un giorno mi sono detto basta, io non posso più fare questa vita, nel senso che va contro i miei principi, va contro quello che credo e non lo voglio più fare. E magicamente mi si sono presentate tutte le possibilità davanti per aprire un ristorante, così una dopo l'altra. E ho notato che delle volte nella vita quando decidi di fare un qualcosa e quando prendi la direzione giusta, che è la direzione quella che veramente ti serve nella vita, noti che tutte le porte ti si aprono davanti in quella direzione, l'unica cosa che devi fare è camminare in quella direzione. Al caso contrario invece ci sono delle volte che invece vuoi andare in una direzione e continui a trovare delle porte chiuse, continui a sbattere in queste porte, le porte non si aprono e quella è proprio la vita che ti sta dicendo questa non è la direzione giusta. Ma adesso tu dici si sono aperto un sacco di opportunità, non è che è venuto qualcuno da te mentre facevi il cameriere dicendo oh guarda sei simpatico, apriamo un ristorante insieme? No, sono stato io che probabilmente col fatto che ero stanco di fare il cameriere e non volevo più fare quella vita, mi sono guardato intorno e dico magicamente ho guardato un posto, il posto si è liberato subito. Ho chiesto a uno chef del quale avevo stima, che comunque pensavo sarebbe stata la persona giusta che mi avrebbe potuto aiutare per aprire, mi ha detto sì subito, ho trovato i fondi immediatamente, quindi per questo dico le porte si sono aperte tutte, nel senso che ovviamente sono io che sono andato a cercare le porte, ma poi queste si sono tutte aperte. Fondi, cosa intendi? Quanti fondi? A fondi non tanto, perché anche lì siamo partiti veramente con praticamente niente, con 50.000 euro e siamo riusciti a fare tutto quanto. Presi in banca? Presi un po' da prestiti personali fatti da persone che conoscevamo. Quindi niente banca. Sì, anche lì abbiamo avuto la fortuna di conoscere qualcuno con tanti soldi da spendere, al quale è piaciuto il progetto e ho detto sì, va bene, vi finanzio. Però comunque ti sei sbattuto per trovarlo, per chiedergli i soldi, perché non questo è che sì. È venuto no, da te non dicendo, è, non è venuto guarda, nessuno da me a bussare, anzi, venute tante persone all'inizio a dirmi no, ma cosa stai facendo, un ristorante vegano a Cayman, sei pazzo, e sono venute anche persone a cercare di scoraggiarmi. Però insomma io credevo nel progetto e comunque sono andato avanti per la mia strada. Mm-hmm. E comunque alla fine ho avuto una marea di soddisfazioni, nel senso che siamo stati per 5 mesi di fila al ristorante numero 1 che Manala su TripAdvisor. Wow! Che TripAdvisor è comunque un sito... È il numero 1 su numero 1 su
Vabbè, adesso lì il numero è fittizio, 240 ristoranti, in realtà saranno 150. Beh, numero uno su 150. Però parliamo di Cayman Island, dove comunque il turismo e la ristorazione è uno dei business principali sull'isola, quindi per 5 mesi essere al numero uno, adesso siamo al numero due, ma perché insomma comunque è un... Vabbè, certo. Certo. Però ragazzi, è... per essere un ristorante appena aperto, principalmente vegano, è veramente una grossissima soddisfazione, comunque un segnale che il mondo sta cambiando, che il mondo ha bisogno di alternative, ha bisogno di cambiamento. Quindi non stiamo più parlando che la gente cerca il classico ristorante con il classico menù, la gente vuole una cucina alternativa, vuole mangiare sano, vuole mangiare organico, vuole tanta gente adesso purtroppo ha anche tante allergie, quindi bisogna comunque andare incontro a queste allergie, ai latticini, al glutine, che è una delle cose appunto adesso che soprattutto in America sta creando più problemi nella ristorazione. Quindi offrire appunto un menù alternativo è una proposta che non si può rifiutare. Certo. Quanto tempo fa avete aperto il ristorante? 2 anni fa. Due anni fa. E quanto ci avete messo ad arrivare al break even, a ripagare l'investimento? Diciamo che ancora un po' stiamo pagando, nel senso che il primo anno non abbiamo fatto un utile, siamo riusciti a sopravvivere, abbiamo comunque fatto tanti investimenti perché siamo partiti con niente e quindi gli investimenti sono stati fatti in course of action. Quindi certo. Man mano che servivano delle cose si compravano, quindi ancora non abbiamo fatto un utile. E quest'anno appunto ancora stiamo investendo, ma proprio perché l'investimento iniziale che abbiamo fatto è stato talmente piccolo che non ci ha ancora dato la possibilità di ammortizzare questa spesa. Però in qualche modo state vivendo, quindi vi state pagando uno stipendio. Sì, no, questo sicuramente, ma stiamo crescendo anche, nel senso che quando ho aperto il ristorante ero solamente io uno chef. Io ho lavorato per 6 mesi senza il giorno di riposo, dalle 7 della mattina alle 9:10 di sera, tutti i giorni per 6 mesi, quindi è stato un impegno, cioè ci è voluto del duro lavoro, veramente del duro lavoro. Però adesso per esempio siamo in 12, quindi siamo partiti in 2, adesso siamo in 12, io adesso sono in Italia, mi posso permettere 2 mesi e mezzo di ferie, e posso e lavorare, il ristorante lavora. Il ristorante è aperto, sta lavorando. Io adesso mi sto dedicando all'amministrazione, quindi comunque faccio il mio lavoro da qua dall'Italia, ho il mio computer, seguo le vendite, pago i fornitori, tengo il contatto con i clienti, tengo il contatto con i fornitori, tutto col computer. Quanto ti autopaghi? E più o meno sui 2000-2005, dipende dai mesi, da quanto lavoro. Ok, quindi tu adesso stai guadagnando in realtà di meno rispetto a quello che guadagnavi da dipendente? E più o meno no, è la stessa cifra, nel senso che anche quando lavoravo da dipendente come cameriere prendevo più o meno sui 3.000-4.000. Più le mance? No, mediamente, nel senso che 3.000-4.000 è più o meno la media che prendevo da dipendente ed è più o meno la media che prendo adesso fra i 3.000-4.000, dipende appunto dai mesi e tutto. Ah, perché anche giustamente 5-6.000 dicevi in alta stagione. Esatto, sì. Ok. No, devo dire che più o meno prendo sempre lo stesso, anche se adesso il ristorante, un po' perché comunque l'utile ancora non c'è, nel senso che comunque reinvestiamo tutto quello che è il profit per andare a comprare cose per il ristorante, quindi abbiamo iniziato per esempio che lavoravamo con un solo menù, da una mattina fino a sera. Poi invece abbiamo introdotto il menù della cena, quindi abbiamo comprato le tovaglie per la cena, abbiamo fatto un menù nuovo, le candele, tutto, quindi investiamo continuamente nel ristorante appunto per fare dei miglioramenti e quindi andare a migliorare poi dopo anche quello che è l'utile. E quant'è adesso il fatturato? Dipende anche sempre qua alta stagione o bassa stagione. E quello che abbiamo fatto in alta stagione era più o meno sui 50.000 al mese.
In alta stagione. In alta stagione. Adesso stiamo andando sui 20-27 mila. Una media di un anno più o meno quanto può essere? Può essere una media più o meno mensile sui 30.000. E l'obiettivo vostro qual è? Dove volete arrivare? Io vorrei arrivare sui 50.000 al mese. Mediamente? Mediamente, sì. Okay. E sai, essendo comunque un ristorante barra caffè, c'è anche da dire che comunque c'è chi viene a mangiare anche solo un panino e una soda, e quindi comunque non stiamo parlando di un ristorante che fa fine dining dove paghi comunque 100-200 dollari a cena, quindi ci sono ristoranti a Cayman che guadagnano centinaia e centinaia di migliaia di dollari al mese, ma proprio perché hanno una tipologia di prodotto molto diversa da quello che offriamo noi. Mm-hmm. Quindi noi offriamo un prodotto di qualità, un prodotto buono, sostenibile, salutare, ha un prezzo molto abbordabile. Qual è il prezzo, qual è lo scontrino medio per un pranzo o cena? Diciamo più o meno sui 20 euro a pranzo e sui 40 euro a cena, mediamente. Per il cibo comunque vegano? Organico, sostenibile. E come fai a sapere se è biologico o organico o sostenibile? Ci sono i prodotti che acquistiamo dai contadini locali che comunque ci garantiscono loro che non usano prodotti chimici. Mm-hmm. I prodotti che invece importiamo dall'America sono tutti quanti codificati con un'etichetta e tutti i prodotti hanno questa serie numerica, quindi se sono 5 cifre col numero 9 davanti vuol dire che è un prodotto organico. Quindi hanno proprio tutta una serie di classificazioni dei prodotti. E poi comunque sono quelli che compri in scatola, c'è scritto organico e quindi lo vedi già dalla scatola. I tuoi clienti sono prettamente vegani o comunque ci sono anche meat lovers che vengono a mangiare nel tuo ristorante? Direi che probabilmente il 60-70% dei nostri clienti non è vegana, e questa è la parte proprio più interessante. Credo che l'informazione generale che sta passando adesso è che comunque bisogna iniziare a mangiare più salutare, e questo è un messaggio che almeno in America sta arrivando a tanta gente. Lo noto perché arrivano tante persone che dicono: guarda, io non sono vegano, non sono vegetariano, non mi interessa, però sto iniziando a mangiare meno carne e sto iniziando a mangiare più salutare. Quindi inserisco molto di più verdure, insalate, cose così nella mia quotidianità e nei miei pasti, e quindi mi interessa mangiare più salutare, e tanta gente viene da noi proprio per questo, perché comunque è un mangiare sano. Tornando al denaro, nell'epoca d'oro, nei tempi migliori di quando avevi il negozio o l'ingrosso dei computer dell'informatica, hai detto che si arrivava a fatturare 1 milione. Più o meno. Ok, con un margine del 10%, quindi adesso tu in realtà stai guadagnando di meno rispetto a quanto guadagnavi in Italia nei tempi migliori. Oddio, sai che poi in Italia quando anche guadagni il 10% parliamo di 100.000, dopodiché il 70% va in tasse e non è che ti rimanga tanto per poi gestire l'azienda e darti un guadagno, quindi non è che guadagnassi tanto sinceramente qua in Italia. Ok, e quindi anche a parità di guadagno, dov'è che ti trovi la qualità della vita? Dov'è che ti senti proprio di stare meglio? Sicuramente alle Cayman. Io mi alzo la mattina, mi metto una maglietta, un paio di pantaloncini, mi infilo le mie flip flop, vado a lavorare, sole, caldo. Lavoro tutto il giorno con gente felice, perché lavoro con gente che è in vacanza, che ha voglia di ridere, scherzare, e lavoro comunque in un sistema che è completamente diverso da quello che c'è qua in Italia, quindi comunque lavoro in un'isola che è conosciuta e rinomata per essere un paradiso fiscale, e comunque ti dà una certa soddisfazione quando comunque vedi che paghi sì la tua assicurazione, paghi la tua pensione, ma poi il resto dei soldi che guadagni li puoi tenere e investire come vuoi, non devi dare via tutto quanto in tasse. E già quante tasse paghi? Zero, non ci sono tasse, Cayman. Zero tasse. Zero tasse. Quindi
I finanzieri non vengono da te? Non esistono i finanzieri. Okay. Non esiste la contabilità, nel senso che io non devo far vedere i miei conti a nessuno. La tengo io solo perché ho bisogno di sapere quanto guadagno e quanto spendo, ma non c'è nessuno che viene a fine mese a chiedermi conti, quanto hai guadagnato, quanto hai speso, perché non devo pagare le tasse, quindi non devo rendere conto a nessuno. E come vive l'amministrazione? Perché dicono, se non paghi il 70% di tasse, come facciamo a mandare avanti le scuole, gli ospedali, le strade, come si fa? Beh, gli ospedali per esempio sono comunque tutti quanti finanziati dalle assicurazioni, quindi tu paghi l'assicurazione sanitaria e questo è un circolo che poi va a pagare i servizi sanitari. Tutto il resto dell'amministrazione è sicuramente molto meno costoso rispetto a quello che c'è in Italia, perché il numero di persone coinvolte nella politica è estremamente ridotto. Cayman Island guadagna molti soldi sul turismo, e quindi comunque i turisti sì, pagano le tasse quando vengono, quindi per esempio noi abbiamo 4 crociere al giorno più o meno che arrivano tutti i giorni, e una crociera più o meno porta sui 3.000 persone e ogni persona che viene a Cayman paga $10, quindi facendo quindi la matematica… Quindi non voi imprenditori, ma i turisti pagano le tasse. I turisti. Una tassa indiretta è comunque la tassa di importazione, che questa comunque è intorno al… è zero per i prodotti alimentari, però è il 24% su tutti quelli che sono gli altri prodotti, quindi come tassa indiretta Cayman si supporta con questo. Esiste l'IVA? No. Se non pagano tasse mi sa che non esiste nemmeno l'IVA. Beh, un po' sarebbe l'IVA, nel senso che la tassa di importazione, certo, sarebbe fra virgolette l'IVA. E poi non c'è altro tipo di tassa. E un'altra grossa fonte di guadagno che ha lo Stato di Cayman Island è appunto sull'immigrazione, nel senso che tutte le persone che lavorano a Cayman pagano un permesso di lavoro, e tutti questi permessi di lavoro creano un grosso introito per quanto, il governo. Quanto pagano? Dipende appunto dal tipo di lavoro, nel senso che il mio permesso di lavoro è semplicemente come cameriere costa $1.300 l'anno, quelli degli chef costa sui 2.400, però se parliamo appunto del permesso di lavoro per un direttore di banca siamo nell'ordine di centinaia di migliaia di dollari l'anno, e moltiplicato per le migliaia e migliaia di persone che lavorano a Cayman crea un sacco di soldi di entrata per il governo. Diciamo che comunque è proporzionato, cioè se per un cameriere 1.600, sì, cioè esatto, se per un direttore di banca 100.000, ci sono ingiustizie, diciamo, da questo punto no, di vista. No, è abbastanza bilanciato. Sai, ci sono tanti amici, persone che ci seguono, che dicono no, ma io non vado a lavorare all'estero perché poi in Italia chissà cosa succede, arriva la finanza, vogliono le tasse in più, la doppia tassazione, figurati andare all'isola Cayman o Cayman, perché se appena apri un conto in banca lì già sembra che qui in Italia devi perdere tutto per forza, perché poi te lo vengono a ritirare automaticamente. Tu invece non hai avuto questa paura, no? Non ti è successo niente, nessuna avventura negativa? No, assolutamente, anche perché io sono regolarmente iscritto all'AIRE come residente italiano alle isole Cayman, quindi comunque quello che faccio è totalmente legale, nel senso che sono un cittadino italiano che vive all'estero, essendo iscritto all'AIRE non ho il dovere di pagare le tasse qui in Italia, quindi non devo fare la dichiarazione dei redditi, perché appunto i miei obblighi sono quelli che ci sono là. Adesso uno dice ovviamente, ma là non paghi le tasse perché non ci sono le tasse, sì è vero, quindi comunque non dobbiamo pagare le tasse, però il costo della vita è molto alto, quindi quello che guadagniamo ci serve appunto per vivere, ed è tutto bilanciato. Ci puoi fare un esempio tipo del costo della vita, per esempio per fare la spesa, un sacchetto di spesa per una settimana, quanto può costare alle Cayman? È almeno su 100 euro, almeno 100 euro. Quello che più o meno costa a me vivere a Cayman, 2.000 euro al mese, parlando solamente dell'affitto e della luce, dell'acqua e delle utility.
Poi dopo appunto ci sarebbe il mangiare, ci sarebbe la macchina e altre spese e comunque siamo appunto nell'ordine di 700-800. Quindi uno si dice ah, guadagni 4.000, 3.000, 4.000, però quando ne spendi comunque 3.000 al mese per vivere, non sono poi tutti questi soldi che puoi fare. Poi se ti capita appunto che devi andare all'ospedale, devi fare delle cose così, sì, hai l'assicurazione sanitaria, ma spendi migliaia e migliaia di dollari, comunque sempre in più. Come Ok. Quindi ci sono pro e contro. sempre. Qualsiasi cosa ci sono pro e contro. Però sì, c'è la possibilità di stare bene, nel senso che comunque non ho conosciuto nessuno che fa fatica ad arrivare a fine mese. Questo è sicuramente un pro. Vedi Sì, ci tanta sono disoccupazione spese. intorno a te? Ce n'è, ma perché comunque ci sono persone che non vogliono lavorare e sono di solito persone locali che magari non sono interessate a fare questo tipo di vita, quindi lavorare, cose così, e preferiscono fare altro nella vita e non vogliono lavorare perché lavoro ce ne sarebbe per E di tutti. cosa vivono? Elemosina o purtroppo criminalità, c'è anche gente che appunto sceglie questa strada qua. Siamo nei Caraibi, quindi comunque è l'isola più sicura in tutti i Caraibi, però criminalità quella c'è ovunque. A parte i pirati dei Caraibi, no, Pirati dei Caraibi, che questi scherzo. ovviamente. Però insomma, questo c'è anche in Italia, quindi non è che vogliamo fare Certo. distinzioni. Queste, insomma, ci sono persone che preferiscono la criminalità al duro lavoro e questa è una cosa che c'è in tutto il mondo. Un'ultima domanda per chiudere questa breve intervista. Qual è stata secondo te la tua proposta che non si può rifiutare, che ti ha garantito questo successo che ovviamente sta nascendo, sta crescendo, però diciamo sei sulla strada giusta? Secondo me la proposta che non si può rifiutare è la qualità del prodotto che offriamo, allo stesso costo di quello che tu puoi trovare sul mercato. Quindi non ti offriamo niente che costi meno, ti offriamo qualcosa allo stesso prezzo, ma ti diamo una qualità sicuramente superiore. In più diamo questa stessa qualità indietro anche al pianeta e quindi è un doppio valore. Un valore per te e un valore per il pianeta. Quindi un'idea quasi utopica, quasi un sogno da realizzare. Beh, non è proprio un'idea, è un concetto concreto, nel senso che abbiamo iniziative di tutti i tipi. Per esempio, ho introdotto questo concetto che per ogni bottiglia di vino o 5 bicchieri di vino che vendiamo, piantiamo un albero. Tramite un'associazione che appunto fa questo di mestiere, quindi un'associazione no profit che si chiama Sustainable Harvest International e loro tramite un finanziamento piantano alberi in tutto il Centro America e il Sud America. Quindi tu vieni, bevi una bottiglia di vino, hai contribuito a piantare un albero nel mondo. E questo lo sanno i tuoi clienti? Sì, questo lo promuoviamo. Abbiamo fatto delle iniziative in collaborazione con delle associazioni di beneficenza dove per esempio tu venivi, consumavi un pasto e lo stesso pasto andava a un bambino povero sulle isole Cayman. Quindi sono comunque tutte proposte che vanno a dare del valore aggiunto all'offerta, quindi tu vieni, consumi come faresti in qualunque altro ristorante. Però quello che ne hai indietro non è solo il cibo per te, ma è cibo comunque buono e salutare per te, ma salutare per il pianeta e salutare anche per la comunità. Scusa, qui adesso nasce un'altra domanda. Questa idea che mi hai appena esposto è nata da te o avevi visto lo stesso concetto in Toms delle scarpe, che lui dice per ogni paio di scarpe che acquistate noi ne regaliamo uno a un bambino del Sud America o dell'Africa, cioè l'hai proprio partorita tu? Ammetto la mia ignoranza e Toms non la conoscevo, l'ho imparata guardando il tuo video. Ok. Hai detto, guarda, hanno fatto la stessa cosa che abbiamo fatto noi. Non la conoscevo e Ok. quando ho visto ho detto, ma che bello, ma perché non ho mai comprato le Toms? Ecco. Quindi, Toms, ci devi dare delle provvigioni perché incominciamo a vendere anche tra poco. Penso che siano comunque belle proposte, nel senso che dare indietro alla comunità
non ha valore. E le persone stanno cercando appunto di avere un senso di comunità maggiore. Quindi quando sai che non stai facendo qualcosa solamente per te, ma la stai facendo anche per la comunità, questo aggiunge un valore inestimabile al prodotto che offri. Va bene, grazie Michele, grazie della tua esperienza e della tua storia. Per chi volesse avere altre informazioni sull'imprenditoria e soprattutto sulla proposta che non si può rifiutare, qui sotto troverete un link dove vi potete registrare. Noi vi invieremo alcuni video che spiegano esattamente come creare e che cos'è una proposta che non si può rifiutare. Grazie a voi. Grazie Michele. Un piacere, grazie mille. Grazie. Grazie.